Ciao, un nuovo giorno, buona fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è venerdì 26 marzo 2021, per favore tratta positivamente tutti intorno a te. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Toro. Capo pretenzioso, famiglia lagnosa. Tra il capo pretenzioso e la famiglia lagnosa, appesantita dalla Luna e Giove in quadratura al vostro inquilino Urano, sempre più autonomo e ribelle, lasciarsi coinvolgere da problemi di lavoro che vi terranno alzati fino a tardi, non è una rottura, piuttosto una via di fuga. Schiettezza della programmazione delle prossime iniziative, idealisti a oltranza, sognate spazi liberi da condizionamenti e giudizi dove esprimere tutte le vostre potenzialità. Acquisti sfiziosi per la casa, non vi importa di far bella figura con chi viene a trovarvi, bellezza ed eleganza gratificano in primo luogo voi, che in qualche modo ne avvertite la carenza. Magari è solo un'idea, ma ora che Venere, insieme al Sole, langue in dodicesima casa, vi sentite in dovere di sostenerla, dandole il contentino. Astro tarocco del giorno per Toro. Il Papa. C'è un forte sentimento che si esprime attraverso la concretizzazione di un rapporto che potrebbe far nascere nuove coppie. I rapporti di coppia sono in miglioramento e c'è una discreta fedeltà nelle coppie. Basta piangervi addosso, pensate positivo e cercate di migliorare la vostra comunicabilità. Presto arriverà un messaggio gradito. Se coltivate un hobby, oggi è il giorno adatto a dedicargli il tempo giusto. Staccate un po' dai social e dalla vita virtuale. Provate a vivere più intensamente la vita reale. Intorno a voi c'è una persona che vi vuole bene in gran segreto e fa di tutto per non farvene accorgere. Ma non è solo timidezza, ma anche il vostro atteggiamento a tenerlo lontano. Non arrenderti, presto arriveranno notizie positive che ti faranno risollevare da una situazione poco piacevole. Oggi guardatevi particolarmente da alcune amicizie che con il tempo potrebbero rivelarsi pericolose e ostili. Un po' di pulizia tra gli amici è opportuna. Non abbiate fretta di concludere un affare, potrebbe non esserlo e, particolarmente oggi, potreste anche rimetterci. Un poco di prudenza vi gioverà. Per i nati di venerdì mattina, un giorno nero per guasti di apparati elettronici ed elettrodomestici in genere. Problemi anche con le annesse garanzie e le relative riparazioni. Non abbiate fretta. Presto una situazione troverà la risoluzione adeguata. Portate pazienza. Se ha intenzione di chiedere un prestito, questo è il momento meno opportuno per farlo. Potresti complicarti troppo la vita e ricevere uno spiacevole rifiuto. Cercate in questa giornata di capire da dove avete bisogno di ripartire. Se credete che tutto possa diventare vostro, vi sbagliate, poiché il vostro portamonete non contiene così tanto denaro. Se dovete filtrare i vostri pensieri, questo significa che dovete ammettere di non avere un'idea ben definita di quello che provate. Le persone saranno intrattabili e perdere la calma potrebbe essere normale conseguenza di richieste impossibili. Nel gioco dei transiti planetari troviamo oggi un felicissimo Mercurio nel segno amico dei Pesci. E proprio Mercurio vi vede alle prese con varie incombenze familiari, questioni di tipo tecnico, domestico legate alla gestione della casa e delle sue necessità. Con il vostro spirito infaticabile riuscite, come sempre, a venire a capo di ogni problema, conquistandovi la palma di segno che vince in virtù della sua serena pazienza. Segno che non si lascia scoraggiare dalle contrarietà quotidiane piccole e grandi. Bene legami soprattutto con altri Toro o Capricorno. In amore dunque potrebbero arrivare belle notizie e sensazioni che non provavate da tempo. Siate positivi, anche sul lavoro questioni in sospeso potranno finalmente risolversi e così ritroverete la serenità perduta. Giove e Saturno ben allineati permetteranno di portare a termine dei progetti iniziati alla fine dell'anno scorso. In amore qualche tensione di troppo sempre per gelosia. Potreste mettere a disposizione degli altri tutta la vostra sapienza e tutte le vostre conoscenze. Forse se ne approfitteranno, ma almeno per una volta non sentirete arrivare l'accusa contraria. Infatti siete voi, di solito, che sapete sfruttare le situazioni a vostro vantaggio, che cercate di capovolgere frittate e portare dalla vostra parte le persone, con abili inganni. Adesso è il vostro turno.
Amate procurare piacere a un partner degno di aspettative, e mai come oggi ci saranno occasioni d'oro tutte da sfruttare. Predisponete la situazione alla perfezione, il resto verrà da sé con successo. Punto. Brutto affare per voi, sotto tiro della luna da un lato, Giove dall'altro, entrambi in quadratura. Ciliegina sulla torta, il sole e Venere imbronciati in dodicesima casa, nulla chiedono ma nulla vi regalano. Carriera e famiglia fanno a pugni, nel mezzo voi, imbarazzati, non sapendo da che parte stare. Punto. Amore ed Eros, la famiglia vi dà tanto, ma si aspetta in cambio almeno qualcosa. Avete promesso fedeltà, tenerezza, mutuo soccorso e sarebbe cosa giusta confermare le parole con i fatti. La tentazione del successo è troppo forte, pretendete il vostro posto al sole e con la scusa che gioverà anche alla famiglia, continuate a trascurarla, restando al lavoro oltre l'orario per numerosi straordinari. Punto. Se siete single e siete alla ricerca di un legame romantico, dovrete trovare un modo per chiarire le vostre intenzioni. Sembra che tu sia un po' intenso, e potrebbe essere necessario calmarsi un po' per non spaventare nessuno. Punto. Una nota di passionalità abbastanza travolgente vi viene oggi dalla bella combinazione di valori fuoco che si scrive a chiare lettere in cielo. Dovrete mettere da parte, in certi casi e in vari momenti, la vostra prudenza se volete seguire questa scia di Eros cui non sapete dire di no. Punto. Ne sentite maggiormente questo effetto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 17 del mese di maggio, voi taurini che siete sotto la potente protezione di Nettuno e Plutone. Punto. Lavoro e denaro, idee chiare, puntate a emergere e avete tutti i numeri per riuscirci. Basta che gli altri vi lascino fare, senza tediarvi con continue rimostranze. Proposta di pace in famiglia con un enorme torta a cuore, adorate partner e puppi, ma i vostri progetti vi portano altrove. Punto. C'è un progetto cui tenete molto e vi sentite pronti a prenderne la leadership, ma, sfortunatamente, sembra che un vostro collega abbia avuto la medesima idea. Condividere il potere non pagherebbe, meglio trovare una soluzione differente. Punto. State in cammino verso la conquista di posizioni di sempre maggior prestigio. La vostra carriera appare abbastanza luminosa, sia che svolgiate una professione di tipo autonomo che se siate inseriti in un'attività burocratica e dipendente. Punto. Benessere, occhi affaticati dal computer, cuore matto per l'eccesso di tensione, è ora di darsi una regola finché siete in tempo. Meglio chiudere la stalla prima che scappino i buoi. Punto. Hai un sacco di ansie quando si tratta del tuo aspetto, ma devi ricordare che le cose più importanti nella vita sono all'interno del tuo corpo. Con questo in mente, dai ai tuoi organi interni il beneficio di qualche esercizio aerobico. Punto. Per lei, nel vostro passato non c'è nulla di cui vi dobbiate vergognare. Andate orgogliose di ciò che avete realizzato e lo sarete ancora di più di quello che farete domani. Punto. Per lui, la conquista del palcoscenico è un'abitudine che vi trascinate fin da piccoli, quando tutta la famiglia faceva a gara a vezzeggiarvi, belli e pacciocconi, al centro dell'attenzione generale, e il lato buffo è che non siete cambiati affatto. Punto. Colore delle emozioni, ocra. Punto. Barometro dell'umore, coperto. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.